Precious. It's 88.9 Pacific Dreams. You're listening to 98.7 Body Heat, Night City's hottest music. Vediamo cosa hai scoperto. T-Bug si è fatta viva? Le hai parlato? L'ho aggiornata ed è ansiosa di lavorare con Dex. Si sta preparando. Si conoscono, sai? Hanno lavorato insieme prima che Dex facesse carriera. Aspetti da tanto? Mia madre diceva sempre che la pazienza si ripaga. Allora, Dex ha già pagato i Maelstrom per quel bot corporativo. Il problema è che non so se saranno disposti a cederlo. Ha pagato in anticipo? Oh, cazzo. D'accordo. Andiamo a recuperare il bot. Hai già un piano? Dubito che filerà tutto liscio. Stiamo parlando dei Maelstrom. Il mondo delle gang non è così difficile. Il forte sopravvive. In altre parole, fotti o vieni fottuto. Allora, nella tana dei cyborg? Andiamo da quei bastardi. D'accordo, bussiamo alla loro porta. Vediamo se ci aprono. Ehi, tu! Odio questi stronzi di Borg. Proprio loro dovevano averlo. Sono una gang come le altre, no? Prendi i Valentinos. Seguono la parola di Dio e della Santa Madre. L'onore significa qualcosa per loro. Sai che cosa vogliono, come la ottengono e che cosa li fa incazzare. Con i Maelstrom, invece, non si può mai sapere. Apri questa cazzo di porta. Ma sì, avete un cazzo di appuntamento, perché non vedo niente sulla mia agenda. Vogliamo parlare con Royce. Ci manda Dex. Stanza principale, vi aspettavamo. Ah, bel posticino. Non stanerebbe qualche pianta, però. Ah, sì. Mi sembrano ben preparati. Mai vista una fabbrica alimentare con sistemi di sicurezza del genere? Ah, deve essere la roba del convoglio. L'avranno depredata come iene fameliche. Mina anti-uomo a shrapnel direzionale. La mia preferita. Raffinati.
l'ascensore. Cacasotto. Dì la parola spazio alla. Non ti agitare, cercano solo di spaventarci. Di vincere una settimana per due al nostro Crystal Palace. Ben 10 casinò, 5 piscine, la migliore attrezzatura da brain dance e i migliori chef dell'universo intero. Nervi saldivi. Ricorda, siamo a casa loro. Allora che volete? Dobbiamo vedere Royce per parlare di affari. Mister Royce è impegnato. Tratterete con me. Avete un bot, modello MT-0D12, anche detto Flathead. E? A voi che ve ne frega? Il tizio che rappresento ha già pagato Brick per il bot. Sono qui per prelevarlo. Posso parlare direttamente con Royce, se serve. Nah, tu parli con me. Mi chiamo Tum Tum. Divano, siediti. Vale per te. Sto in piedi. È così difficile, cazzo. Poggia il culo su quel cazzo di divano. Altrimenti? Oh, speravo che lo chiedessi. Appoggia quel culo prima Jack, che ti pianti un... Siediti. So già che non finirà bene, ma... Merda. Finalmente. Forza, rilassiamoci un po'. Fatti un tiro. Grazie, sono a posto. Come preferisci, principessina. Ecco qui. Flathead. Modello MT-0D12. La Militech non verrà a cercarlo. Che si fottano! Possono anche provarci. Abbiamo rimosso il numero seriale e tolto i blocchi con il nostro software. Sarà vostro per sempre. Vediamolo. Accomodati. Questo coso è pieno di optional, cazzo. Corazza mimetica, dinamica, eterno-ottica. Piena immersione cognitiva con un controller Raven. Attuatori prototipo potenziati in composto di titanio, vanadio e Kevlar. E guardate qui! Link totalmente integrato. Quando questo ragno sale sulle pareti e si cala dai soffitti. Beh, potreste vomitare il pranzo. Che ne dite? Ci accontentiamo. Senti che stronzetto esigente. Vediamo i crediti. Li ha Brick. È già stato pagato. Li ha Brick. Io non vedo nessun cazzo di Brick qui. E tu? E dai, non ti aspetterai davvero che io paghi due volte? E che cazzo sei tu per dire cosa posso o non posso fare? Pagherai due volte, perché io dico che pagherai due volte. D'accordo, vuoi Flathead, tira fuori niente. Visto che i soldi ve li siete già presi, devi farci uno sconto. È bello grosso. Uno sconto? Cazzo... A proposito, non c'è ancora detto chi ti manda. Per conto di chi lavori? Dexter Deshawn. Eccoti. Dexter Deshawn. Il grassone che si è fottuto come un animale mezza pacifica. Vuol dirmi che non è morto? No, è vivo e vegeto. E vi manda i suoi saluti. Ora possiamo parlare della mia offerta. Fatemi sotto, su che cazzi! Cosa stai aspettando?
carico! Merda! Siamo tagliati fuori! Prendi la roba, il bot e lo shard di controllo. Presto! Dobbiamo trovare un'uscita. Ho tutto. Il bot e il controller. Andiamo allora. Prima è meglio. Ora andiamocene da qui. Voglio tornare all'aria aperta. Ah, che taffo la carne! Ah, sento quasi il sapore. È una linea di produzione, ma non ti piaceva la carne. Ma non c'è un'altra strada. Bene, si muove, andiamo. Muoviamoci. Tu sei Break, vero? Oh merda, sembra passato un secolo!
Eri lì dentro da tanto? Qualche giorno. Ho perso il conto. Alcuni ragazzi ancora leali hanno cercato di aiutarmi. Royce li ha ficcati nell'essiccatore a microonde e mi ha costretto a guardare. Mi sa che è colpa tua se siamo qui. Siamo venuti per il botto di Dex. Vi ha detto lui di liberarmi? No, solo di recuperare il botto. Tipico di Dex. A quanto pare ti abbiamo salvato la pelle. Ci devi un favore, ombre. Cazzo, datemi un attimo. Vi ripagherò. Ma adesso non è un gran momento per me. Se mai ci rivedremo, mi sdebiterò con voi. Thank you.
manca molto, Ese. L'uscita è vicina. Ma lo sai con chi hai a che fare? Stiamo arrivando! E ora che mi dici, canzone? Prudenza! Possiamo farcela lì! Vuoi qualche buco in più? Cazzo, sì! Non pensavi di rivedermi, eh? Povero stupido. Non vogliamo altri problemi. Ah, non ne dubito affatto. Ma non oggi. Oggi Royce ha avuto ciò che si meritava. Non ce l'avrei fatta senza di te. Il Flathead è tuo. Adesso siamo pari. Voglio un perimetro. Controllate l'area. Ti conviene andare, carnal. Porca troia, Vi. Pensavo che non ce l'avremmo fatta. Grazie, Jack. Affidabile come sempre. Ehi, anche tu, ma... Che ti prende? Ti senti bene? Sì, volevo solo... cioè, lavoriamo bene insieme. Mi piace come facciamo le cose. Anche a me, Vi. Anche a me. Ehi, di a Dex che abbiamo il suo giocattolo. Fatto questo, io dico di andare all'Afterlife. Sai, per farci un goccetto. A dopo, Vi. Come puoi? Mr. V. Ho il bot. Com'è andata? Hai avuto problemi? E che mi dici della Militech? Certo che ho avuto problemi. A Royce non fregava un cazzo del tuo accordo con Brink. E come hai fatto a convincerlo? Hai usato la corporativa? Ho visto Stout. E? Non è andata tanto bene. Povera Meredith. Scommetto che dovrà anche pagare il conto. Quindi come hai fatto a convincere Royce a darti il Flathead? L'unico modo che conosco che funziona sempre. La forza bruta. Hai le palle quadrate, Mr. V. Che mi dici dell'incontro con Miss Parker? Devo ancora occuparmene. Uh-huh. Sappi che parlare con lei è l'unica possibilità per arrivare al CIP. La Parker ti aspetta a Lizzie's Bar. In bocca al lupo. Thank you.
Mi sembri un po' teso, bello. Ti interessa una BD da sballo? Che offrite? Cosa non offriamo? Uomini e donne dei tuoi sogni, vere stelle della recitazione sinaptica. Qui niente palle mosce né fiche passe. Roba d'autore. Ti fa pompare il cuore e schizzare i nervi fuori dal corpo. Pura estasi digitale. È per questo che la gente viene da noi. Beh, sapete come venderla. Qui non abbiamo merda prodotta in serie. Ti dico solo tre parole. BD su misura. Ci vuoi dare dentro? Su misura? Cazzo, pare una figata. Ok, ci sto. Un paio di cose che devi sapere. Qualunque registrazione non autorizzata sarà severamente punita. Niente droghe e niente Palpatine. Se qualcuno ti attira, tieni le mani a posto. Lo cerchi nel catalogo, prendi una BD e vai in un cubicolo. Ti sembro così inesperto. Secondo te non lo so. La porta è aperta. Divertiti, bello. Benvenuto a Lizzie's. Ma che bel faccino che hai! Carne sintetica, è mitica! Provala subito! Ciao. Prendi qualcosa? Cosa c'è sul menù? Per curiosità, il nome Lizzie's deriva dalla sua proprietaria? Non esattamente. E non è una bella storia. Ora mi interessa ancora di più. Ai tempi la vera Lizzie gestiva uno strip club in questo locale, il Lizzie's Bar. Le ragazze erano pagate, assicurate e avevano una discreta sicurezza. Un buon locale. Lasciami indovinare. Non è durata. No, ci hanno pensato i Tiger Claws. Un Tiger pestò brutalmente una delle ragazze di Lizzie. Senza esitare, Lizzie gli sparò nelle palle. Il giorno dopo venne a trovarla l'intera gang. E Lizzie fu spacciata. Ma alla fine i Tiger diedero il locale alle Mox, no? Più o meno. Le Mox fecero un patto con loro. Fortunatamente mantennero la calma e si riorganizzarono. Ora il capo è Susie Q, ma l'insegna è quella di una volta in segno di rispetto. E gli affari continuano a prosperare. Sto cercando Evelyn Parker. Sai se è qui? Chi lo vuole sapere? Qualcuno che dà mance abbondanti se ottiene le risposte che cerca. Apprezzo il pensiero, davvero. Ma mi sa che non sono pagato per parlare. Il contrario, in realtà. Tutto a posto, Matteo. Lo stavo aspettando. Evelyn Parker. Ho capito chi eri appena hai messo piede qui dentro. Zenzon, è l'unica tequila che bevo. E tu come lo sai? Mi piace sapere tutto delle persone con cui tratto. O forse ho solo tirato a indovinare. Perché siamo qui? C'è un motivo preciso. A dire il vero, questo posto non mi sembra proprio da te. Lo prendo come un complimento. Vieni, so dove possiamo parlare al riparo da orecchie indiscrete. Siamo nella lounge, Matteo. Se qualcuno chiede di noi, non ci siamo. Quindi, cosa può fare una ragazza arrapata come me per un bel fusto affamato come te? Tradizionale, un po' pazzerello. Te l'ho detto.
qualcosa di più spinto. Cera? Magari elettrosex, zappi, impianti di potenza. Mm? Vi? Voglio te e la tua amica con tacchi, tende e bavagli. No problem. Dex mi ha parlato molto di te. Ha detto che sei professionale, efficiente e affidabile. Spero che non abbia esagerato. Non te ne frega un cazzo di quello che pensa Dex. Lo sappiamo entrambi. Hai problemi ad accettare i complimenti? No, è solo che non mi sembri tipa da lusinghe. Sbaglio? Forse tu non sei tipo da Dex. Vi conoscete da tanto? Stai scrivendo la biografia di Dex? Mi spiace deluderti, ma non so molto. In altre parole, vi conoscete appena. Eppure ha affidato a te questo lavoro. Bizzarro. Cazzo. Chiama pure Dex se hai qualche dubbio. Posso aspettare? Dubito che mi direbbe qualcosa di nuovo. O qualsiasi cosa mi piacerebbe sentirmi dire. I fixer sono i peggiori. Addirittura peggio dei venditori d'auto usate. Per ora mi fiderò del mio istinto. Ok, veniamo al punto. Che cosa hai per me? Il tuo obiettivo. Immagino che tu sappia cosa sia. Il Relic. Un chip del programma assicura la tua anima, il componente principale. Abbiamo a che fare con la Rasaka, il che rende il tutto un lavoro fottutamente pericoloso. La Rasaka ha investito milioni nella tecnologia di trasferimento della personalità, ma a me interessano solo i dati. Il chip è nascosto nel Compeki Plaza, l'hotel. Ci sei mai stato? L'hotel corporativo di lusso? Direi di no, troppo caro per le mie tasche. L'arredamento è veramente fantastico, come potrai vedere. Dov'è nascosto esattamente il chip? In una suite all'ultimo piano. La stanza è occupata da Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? È in città? Non leggi i Quotifax? I media non fanno che parlare dell'arrivo di Yori a Night City. La notizia è ovunque. Comunque, è il legittimo erede dell'impero Arasaka. L'unico figlio rimasto di Saburo Arasaka. Aspetta, quindi Arasaka Junior prenderà le redini della corporazione mentre è a Night City? Pochi a Night City sono a conoscenza dei veri piani degli Arasaka. E tu sei una di loro? I pezzi grossi come Yorinobu hanno alle spalle un esercito. L'hotel sarà una cazzo di fortezza. Yorinobu non vuole nessuno intorno a sé. Niente guardie. Se n'è sbarazzato da un bel po' di tempo. E perché? Sai cosa dicono sull'intelligenza della Rasaka, no? Starnutisci a Night City e a Tokyo cade un petalo di ciliegio. Yorinobu era convinto che le sue guardie della Rasaka facessero rapporto a suo padre. Quindi non colpiamo la corporazione, ma Yorinobu Arasaka in persona. Yorinobu è una marionetta. Ha perso ogni privilegio anni fa, quando ha deluso suo padre. Saburo ha tenuto per le palle Yori per anni e finirebbe per strappargliele se scoprisse che suo figlio non riga dritto di nuovo. Senti, se hai altri assi nella manica, questo è il momento di calarli. Ah, questa ti piacerà. Yorinobu ha rubato il chip da un laboratorio dell'Arasaka. Ha fatto un patto con la Netwatch. Vuole venderglielo. L'hai visto, l'asso? O devo farti un bel disegnino? Quindi, Yorinobu, cosa ci guadagna? Non è importante. Concentrati sul biochip. Cosa hanno da offrirgli i guardiani e i protettori del cyberspazio? Informazioni sui suoi nemici? Non ha alcuna importanza. Perché tu farai in modo che la transazione non abbia luogo e che il chip arrivi a me. Aspetta,
La Network è coinvolta. La Network fornisce sicurezza a tutte le corporazioni e guadagna milioni per farlo. Ma di questi tempi, chiunque ha le mani in pasta. Non esistono santi. Per vincere, bisogna giocarsi tutto. Bene, quindi niente sicurezza dell'Arasaka sul dispositivo, visto che Yorinobu l'ha rubato in segreto. E lui dove lo nasconde? Probabilmente in un contenitore speciale, in grado di ricreare un ambiente neurale. Da fuori potrebbe sembrare una normale valigetta. E la valigetta è? Lo scoprirai presto, se abbiamo finito di spettegolare sugli Arasaka. Cos'altro sai su Yorinobu? Parecchie cose, in realtà. Ha studiato finanza e biotecnologia a Tokyo. Probabilmente non ha avuto molta scelta, a dire il vero. Saburo l'ha cresciuto come suo successore. Ma poi all'improvviso Yorinobu è sparito per inseguire i suoi sogni. Ha tagliato ogni legame con la corporazione per anni. Ora il figlior prodigo è tornato, ma il rancore resta. Ma questo è solo un aspetto di lui. Ce n'è un altro. Un uomo intelligente che ha sempre seguito la sua strada e ha i suoi piani per la corporazione. Pare che voglia giocarsi tutto con questa storia del Relic. Già, perché si è bevuto la più grossa bugia di questa città, che può mantenere il controllo della situazione, di tutto quanto. Un'ultima cosa. I dati sul chip. Di che si tratta? Irrilevante, del tutto. Parliamo dei dati che Yorinobu ha rubato alla Arasaka e che, come se non bastasse, vuole piazzare alla Network. A me non sembra così irrilevante. Ascoltavi, il Relic è un problema mio. Tu pensa solo a guadagnarti la paga. Occupati del lavoro e io riempio per bene il tuo conto in banca. Ok, e ora? Ora viene la parte migliore. Seguimi. Ho qualcosa che dovrebbe aiutarti a pianificare. Una brain dance girata al Compaq Plaza. Che me ne faccio di una brain dance? Mi servono dettagli, non emozioni. Credi che le BD servano solo a strizzare tette virtuali? A smanettarsi nei cubicoli? No. Prendi qualcos'altro? Possono essere molto utili. Certo. Sono ottime per analizzare dettagli che vanno oltre la percezione umana, per quanto potenziata. Proprio quello che ti serve. Cosa c'è nella BD? La suite di Yorinobu, i meravigliosi interni. Il Relic dovrai trovarlo tu. Spero avrai abbastanza dettagli da rendere la cosa fattibile. Aspetta, vuoi dire che l'hai registrata tu? Mm-hmm. Impianto di registrazione BD. È un problema? Sulla registrazione c'è la stanza di Yorinobu. Vuol dire che eri lì. Lo conosci di persona? Come credi che abbia avuto le informazioni? Direi che lo conosco piuttosto bene. Abbiamo un accordo, strettamente professionale. Soddisfa entrambi, credo. Vediamo la brain dance. Judy ci aiuterà. È una mox anche lei. E ci conosciamo da anni. V, è importante. Judy mi ha sempre parato il culo. C'è sempre stata per me. Mi fido di lei. Ma è una mox, non un membro della tua squadra. Tienilo a mente. Quindi fai il bravo, vacci piano e tieni a bada la lingua. Rilassati, che tu ci creda o no, so comportarmi. Sul lavoro e non. Ehi, eccovi qua. Questo è V. È qui per quella BD. V, questa è Judy, il miglior tecnico di brain dance che io conosca. Smettila, altrimenti vomito. Amplificatori sensoriali, monitor di onde acustiche ed emotive, hardware di qualità. È quasi tutto modificato. Solo i telai sono originali. Hai modificato tutto tu? Secondo te? Il convertitore di espressioni. Fuyutsuki, vero? Pensavo che le matrici di quella serie fossero una merda. Infatti, ma cambiare le matrici è un gioco da ragazzi. E questo è l'unico modello che supporta altro scanware. Va bene, va bene. Ho sistemato la BD, Ev.
Che ne dici? Funzionerà? È ancora un po' grezza, ma sì, dovrebbe andare. L'importante è che V possa immergersi in profondità. Certo, calibriamola su di lui. Ho visto di peggio. Cioè, dovresti vedere porno di Jig Jig Street con cui a volte abbiamo a che fare. Quindi facciamo entrare V? Potrà vedere e frugare in giro, giusto? Che ne dici, V? Una brain dance grezza. Le hai mai provate? Che intendi con grezza? Cosa ha di diverso da quelle elaborate? Se sono fatte bene, quelle elaborate ti inviano emozioni e sensazioni che non potresti mai provare nel mondo reale. Ma è merda commerciale, quindi studiata a tavolino, codificata, controllata e gestibile. Quella grezza, invece, beh, somiglia più a un ambiente virtuale. Ti muovi liberamente e osservi le cose nei dettagli. I tecnici la usano per cercare le emozioni e gli impulsi più interessanti, che poi estraggono e usano per creare le BD che finiscono sul mercato. Siediti, mettiti comodo e ti prepariamo all'immersione. Devo creare il tuo profilo sensoriale. Cos'è che devi creare? È il modello delle tue percezioni e risposte emotive. Devo regolarlo in modo che la B di grezza non lo sovraccarichi e non sovraccarichi te. Altrimenti, nel migliore dei casi, ti verrà la nausea appena sarai dentro. Vomiteresti come con un virtù da 4 soldi. E nel peggiore? Le tue sinapsi friggerebbero come cavallette impastellate. Ma faremo in modo che non succeda. No, no. Ok, inizia pure. Ma giurami che non fa male. No, non questa volta. Non muoverti e guardami. Avvio il software di analisi. Dovresti sentire un leggero formicolio. Ok, ora regoliamo l'ottica e gli altri segnali sensoriali. Guarda fisso quei 2 schermi. Fa finta di essere dall'oculista. Dovrò ripetere il processo di calibrazione ogni volta? Non necessariamente, ma vale la pena di aspettare. Dammi ancora 2 minuti e vedrai cosa può fare l'analisi della BD. Ancora un attimo, devo attivare gli inibitori di dolore. Ok, ci siamo. Devo testare il tuo profilo. Avvio una BD standard. Puoi usarla per fare pratica con l'editor. Ora vediamo dove potremmo... Non può usare la mia registrazione. Perché perdere tempo? Per non rischiare la pelle. Ci vorrà un attimo. Ho qui qualcosa. Dovrebbe essere perfetta. Non ci vorrà molto. Immersione fra... Il piano è semplice. Non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito. E ricorda, tutto a pieno ritmo. Ci pagano di più per una botta d'adrenalina. Ok, ora vai. A terra! Tutti a terra! Voglio vedervi baciare il pavimento! I soldi! Ora! O giuro su Dio che ti sparo in faccia! Sì, io... Muoviti! O ti faccio saltare la testa! Devastante... Peccato che la maggior parte delle BD che facciamo qui servano solo a farsi le pippe. Beh, sei pronto per l'altra registrazione? Non so. Facciamo una pausa. Mi sento ancora come il ragazzo quando... Ok, sì, ci sono.
Vi, non c'è tempo. Continuiamo, per favore. Ok. Ok, vai. Faccio solo collegare T-Bug. Ehi, 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 chi? La netrunner della mia squadra, esperta di sicurezza. Mi dirà cosa cercare mentre analizziamo. Spero non sia un problema. Beh, a dire il vero, lo è. Non erano questi gli accordi, Ev. Rilassati, Judy. Andrà tutto bene. Non so se capisci i rischi che mi assumo facendovi entrare qui e quelli che corro ficcando il naso in questa roba. Siamo tutti sulla stessa barca. Sono i rischi del mestiere. O fai collegare T-Bug o me ne vado. Judy, ti prego. Va bene, chiamala e facciamola finita. Il tempo passa, V. Ehi, V, che succede? Bug, ascolta. Ho una registrazione utile del Compeki Plaza. Una brain dance. Compeki? Ah, non mi sorprende. Sei con qualcuno? Judy ed Evelyn. Sono a posto. Mi stanno aiutando ad analizzare la BD. Ok. Dimmi cosa abbiamo per le mani. Ascolta, mi serve il tuo aiuto. Non ho idea di cosa cercare quando sono dentro. Vediamo se posso guidarti io. Mi collego ai tuoi sistemi. Ora devi darmi accesso. Apro la porta 1779. Protocollo sicuro. Ok, sto entrando. Dovresti ricevere la mia richiesta adesso. Eccola. Sei pronta? Un millisecondo. Ok, connessione confermata. Ora un ice rapido e... ci siamo. E adesso parliamo. Vai pure, Judy. Ok, V, occhi aperti. Scopriamo dove Yorinobu tiene il relic. Sembri un bel bocconcino di carne scopabile, lo sei. Di Evelyn. Ho sentito la sua paura. Di certo l'ha tenuta sotto controllo. Ho detto no! Vorranno la mia testa per questo. Allora morirai per una buona causa. Ma io... Mettiti comoda. Un minuto e ho... Ascolta la conversazione, V. Potrebbe essere importante. Allora morirai per una buona causa. Ma io... Mettiti qua. Sento un ronzio. Aerazione e raffreddamento. Saranno dei server. Tutti quei marchingegni costosi avranno dei controlli. Un minuto e ho finito. Un minuto e ho finito. Il programma è ancora in fase di prova. Non possiamo metterlo in commercio così com'è. Lo scopriremo molto presto. Per favore parli con suo padre. Ha preso molto a cuore il progetto. Può sicuramente spiegarne i rischi connessi. Mio padre è vecchio. Un uomo stanco, privo di grandi visioni. Pensa che nulla cambierà e che vivrà per sempre nella sua bolla senza che cambi mai nulla. Non dovrei nemmeno sentire cose del genere. Tu ora mi ascolti. Saburo è un despota confuso, totalmente isolato dalla realtà. Fossilizzato in una visione del mondo che da tempo non esiste più. Un mondo che forse non è mai esistito. Non siamo mai stati d'accordo negli ultimi 20 anni. Non credo proprio che lo saremo ora. Legga attentamente la documentazione. Il relic deve essere tenuto nel modo corretto. Si assicuri di farlo. Sentito? I documenti del relic dovrebbero essere qui. Cercali. Scusa se ti ho fatto aspettare. Mi fai? Subito.
Questa ti piacerà. Guarda. Carica, sicura e inserita. Buono a sapersi. Quando sarai lì, ricordati che c'è un ferro. Il manuale parla di un contenitore a temperatura controllata. Il relic deve stare al freddo. Quindi il chip deve stare in freezer? Sì. Altrimenti si danneggia. Ok, attiva il rilevamento termico nell'editor. Forse sarà più facile capire dove Yorinobu tiene il chip. È solo un frigo di lusso. La temperatura non corrisponde alle istruzioni. Lì non c'è nulla. Ok, rilevo il segnale termico. Corrisponde alle specifiche. È qui che Yorinobu tiene il chip. Garantito. Ce l'abbiamo. Ottimo lavoro. Abbiamo quello che ci serve. So, usciamo. Hai quello che volevi? Sì, può bastare. Grazie, Judy. Siamo a posto. A dopo, T-Bug. Ottimo lavoro, direi. A presto. Cancello la cache e i tuoi dati. Come se non fossi mai venuto. Tienilo, lo metto sul conto di Ev. Dispositivo portatile per gestire le BD. È già calibrato su di te. Non è sofisticato come la roba che abbiamo qui, ma farà il suo dovere. E tiene i problemi alla larga da te. Ingegnoso. A proposito di problemi, sapete cosa vedo quando vi guardo? Due morti che camminano. Ci serviva quella registrazione, Judy. Praticamente la BD ha già fatto tutto il lavoro. La BD ci farà ammazzare. Altro che. Se l'Arasaka scopre che ce l'avete, siete morti. Eppure io. Judy, rilassati. Non lo saprà mai nessuno. Evelyn, per favore. Niente stronzate. Se prendi quella strada, la città vince sempre. Sta attenta. Certo, lo farò. Comunque, parliamo tra un attimo. Vi, facciamo due passi. Grazie, Judy. Sul serio. E sta tranquilla. Beh, so il fatto mio. Che ne pensi? Secolo e viene già considerato un capolavoro della letteratura post-crollo. Dal notiziario internazionale è tutto, grazie di essere stato. Quindi, ora che si fa? Vi. Fa questo lavoro per me. Intendo solo per me. Niente divisioni del bottino con altri. Niente intermediari. Niente Dex.
Se accetto, ci saranno conseguenze, di sicuro. Lo so. Qualsiasi cosa tu decida, resterà tra di noi. Posso offrirti il 50%. Abbastanza Eddie da fare qualunque cosa tu voglia. Sarà la mia fine. Dex non perdonerà una cosa del genere. Dex non è l'unico fixer della città. Non avrai altre offerte come la mia, invece. Fammici pensare. Chiamami quando hai preso una decisione. Ti mando il mio numero. Ok. Buona fortuna. Va pure. Devo scambiare due parole con Judy. Come butta, Mr. V? La registrazione di Evelyn al Compechi valeva il nostro tempo. Magnifico. T-Bug mi ha già chiamato. Ha detto che sta facendo le sue magie. Ci siamo. È tutto pronto. Che si fa ora? Ora si fa il lavoro per cui vi ho ingaggiato. Recuperare il biochip. Parliamo del resto all'Afterlife. Ci vediamo lì. Perfetto. Sarò lì tra un attimo. A presto, Mr. Lee.